Realizzare un cancello elettronico di videosorveglianza sulle strade di accesso della Mediavalle è un progetto che stanno portando avanti i cinque amministratori dell'Unione dei Comuni di Onio. Ne parliamo con Marco Masserini, capogruppo di maggioranza di Gazzaniga. Allora, esattamente, qual è l'obiettivo? Stiamo mettendo a punto un sistema di videosorveglianza, ma non informatica, in questo senso, una sorta di cancello elettronico intorno alla valle che controllerà l'ingresso e l'uscita di tutti gli autoveicoli. È già da questa primavera che è partita l'idea da parte di Gazzaniga e lanciata ai nostri vicini, comuni Cene, Vertola, Fiorano e Colzate, e sono gli stessi comuni del distretto del commercio di Onio. Insieme a questi comuni che hanno manifestato il loro interesse a questo progetto, siamo entrati nella fase proprio di stesura del progetto vero e proprio e penso che entro qualche mese riusciremo a concluderlo. È una cosa abbastanza innovativa per quanto ci riguarda perché non è la tradizionale videosorveglianza, ma è una sorta di telecontrollo del traffico veicolare in giro a tutta la Mediavalle. Il sistema sarà in grado di leggere le targhe dei veicoli? Sì, esattamente, funziona un po' come la zona, lo ZTL di Milano o di altre città che controllano, fanno la lettura delle targhe e verificano, e diciamo a livello informatico viene verificato se la macchina è normale, se è una macchina segnalata, rubata, e comunque offre alle forze di polizia degli elementi molto importanti per le indagini e a volte non solo a crimine avvenuto, ma si può anche con questo sistema prevenire e mettere in allerta qualora passino delle autovetture rubate nel nostro territorio, o segnalate, insomma. Questi occhi elettronici saranno posizionati in prossimità delle strade di accesso dei cinque comuni della Mediavalle. Esattamente su tutte le strade che permettono l'ingresso nella Mediavalle, quindi provinciale, le strade laterali. Diciamo la zona controllata sarà da Cene fino a Colzate. Diciamo che anche altri comuni, più a nord, più in alto e anche più giù, Albino per esempio e la Val Gandino, hanno manifestato il loro interesse a questa cosa. Al momento attuale partiremo noi, poi verificheremo appunto il funzionamento e tutto e quando il sistema sarà a posto potrà essere esteso anche ai comuni vicini.